Sono ore decisive per la OMA. In questo momento, infatti, si deciderà sul fallimento dell'azienda e soprattutto sul futuro dei circa 130 dipendenti. Sono ore di apprensione per tutti i lavoratori, sia quelli abruzzesi che quelli toscani. Ricordiamo che parliamo di circa 330 lavoratori, comprese altrettante famiglie. Quindi, diciamo, l'impatto della sentenza che oggi dovrebbe uscire è di forte impatto sia sulla nostra regione che in quella toscana. Ci auguriamo, come ci siamo augurati nei giorni scorsi, che venga concesso l'esercizio provvisorio per dare la possibilità agli imprenditori che hanno dato il loro impegno di portare avanti l'azienda. Che cos'è che stanno decidendo in queste ore? Stanno decidendo sul fallimento dell'azienda. Questa è la dai documenti e quello che almeno dalle informazioni che abbiamo noi, il giudice deciderà se fallire l'azienda. Poi le prospettive ne possono essere diverse, può esserci la posizione di sigilli e lì quindi è finita, finisce tutto. Oppure potrebbe concederci esercizio provvisorio, in quel caso potremmo sperare di dare futuro a questi posti di lavoro.